8 partite disputate con 28 reti all'attivo, 2 appena subite e una percentuale del 100% di vittorie, numeri da far spavento, quelli del Ronco Edelweiss che avevano i forivesi alla vigilia del match contro il Tropical coreano, squadra che però era rimasta ed è rimasta in scia della capolista che sino ad ora non ha perso un colpo, squadra il coreano che comunque sa mettersi in evidenza e sa rendersi pericolosa, ci prova al 17esimo con Bukai, pallone fuori per il numero 9, andiamo allora al 27esimo minuto con la possibilità per il Ronco di farsi avanti con Grisolini, conclusione alta. 32esimo minuto dalla parte opposta in azione, in questo caso è il Tropical, l'imbucata profonda per Matteo Vittaioli che spreca tu per tu con il portiere del Ronco Edelweiss, Alex Calderoni. Andiamo avanti con le immagini, siamo al 45esimo minuto, c'è il cross di Spataro e il colpo di testa, il marchio di fabbrica per meglio dire, è quello di Marco Bernacci, vantaggio del Ronco Edelweiss contro il Tropical coreano proprio in chiusura di primo tempo. Autentica beffa questa per un coreano che però non esce dalla partita nonostante il grave errore commesso dal portiere Romani, può approfittarne ma non lo fa Spadaro subito in apertura di ripresa. Andiamo allora con le immagini al 21esimo, l'errore in questo caso di Calderoni che lascia vivo il pallone per il coreano, alla fine la conclusione viene respinta ma si resta in proiezione offensiva per quanto riguarda il Tropical coreano, c'è la possibilità per una rimessa laterale affidata al numero 11 Scognamiglio, il cross che arriva da destra, rovesciata, palla in area, Bukai, la sua conclusione e la palla strozzata però che termina l'MLM sul fondo del campo, coreano che vuole assolutamente pareggiare i conti e spinge a pieno organico, ma attenzione allora al contropiede del Ronco, lo ferma con le cattive, in questo caso Farnetti, espulsione diretta per lui, il fallo su Spadaro che viene anche redarguito, ma in realtà in questo caso il fallo era intenzionale, si resta così sull'1-0 e superiorità numerica per il Ronco. Con la sponda di Bernacci in area di rigore c'è il salvataggio sulla riga di porta, anche se poi non viene concesso il corner che probabilmente spettava al Ronco Edelweiss. Continua però a crederci il Tropical, ci prova con questa conclusione di Bukai, altra risposta determinante del portiere Calderoni. Sempre 1-0 tra queste due formazioni a favore del Ronco Edelweiss. Ci prova allora il coreano con questa battuta di Borghini, out la sua, eravamo nel terzo minuto di recupero, mancano solo pochi spiccioli alla fine della gara, manca soprattutto la conclusione vincente di Jesse, gol per lui, errore in questo caso del portiere Romani, 2-0 e partita sostanzialmente terminata, anche se c'è ancora tempo per un'ultima emozione, scappa via velocissimo Spadaro, entra in area di rigore, c'è la possibilità per la sua conclusione, la palla ribattuta dal portiere sul triplice fischio che sancisce allora la vittoria per 2-0 del Ronco Edelweiss contro il coreano.